Ti metto nel video, ciao! Ciao! Buongiorno ragazzi e bentornati in Australia. Questa sarà la mia ultima giornata qui a Sydney perché domani sera purtroppo mi tocca tornare a casa. Quindi, senza perdere altro tempo, ho preparato già tutta la mia roba, usciamo e dirigiamoci verso Bondi Beach, dove penso ci sia anche un bel... Mi scarico la mappa. Sono lasciato alle spalle Oxford Street e adesso mi trovo nel quartiere di Waverley sulla Bondi Road. Oh, finalmente si vede il mare. E quindi questa è la famosa Bondi Beach. Però ho proprio tanta fame. Ho voluto provare Hungry Jack's perché mi ispirava e non era male. Sembrava un po' il Burger King, però il panino, raga, strabuono. Ho pagato $12 australiani il menù. Sono praticamente 8 euro, quindi direi che ci sta. Adesso sto andando a cercare un negozio che venda la Opal Card, che è l'equivalente di Sydney della MyKey di Melbourne. Quindi una volta che ho preso la tesserina per i mezzi, prendo i mezzi per andare al Circular Quay. Ed ecco il mio autobus che se ne va. Comunque ho preso la Opal Card con $20 di credito, perché la tipa mi ha detto che forse 10 non bastavano per arrivare fino al The Quay. E mentre ero qui mi hanno chiesto due volte se stessi cercando lavoro. Dopo 30 bellissimi minuti di traghetto sono arrivato a Manly. È tutto molto bello, però adesso vorrei andare verso est, più che posso. Ok, qua forse si possono vedere i pinguini. Beh, adesso non ci sono. Io vedo solo gabbiani. E queste sono tutte le specie di pesci che ci sono qua. Ah, ballone. In questo momento ogni passo che faccio in questa direzione sono un passo più lontano da casa. Ed è una sensazione meravigliosa. Solo che oggi ne ho fatti un po' tanti di passi. Ah, sono abbastanza stanco. Però direi che ne vale la pena, no? Buon
raga, pure il cacatua sull'albero con dietro la luna. Cioè, non lo so, se penso che domani devo andare via da sto posto meraviglioso mi viene male. Cioè, io prima ero in mezzo ai grattacieli, adesso sono qua. Sembra di essere in Thailandia. C'è la giungla dietro di me. Posso? Non c'è traccia di pinguini, quindi meglio proseguire. Il sole sta tramontando. Mi sono perso, il GPS non dà più la mia posizione. Penso proprio che continuerò su questa strada finché non arriverò da qualche parte. Alla fine l'Australia è un'isola, no? Attraversamento crash. È pieno di cacatua da tutte le parti che fanno un casino assurdo. Comunque se percorro questa strada fino in fondo dovrei arrivare al molo. Il GPS ha ripreso a funzionare. Ce l'ho fatta, sono a bordo del traghetto. Adesso andiamo di nuovo a Sydney. Bene, siccome è ora di cena, adesso vado a cercare un posto per mangiare una cosina che mi avete consigliato. Dovrebbe essere in quella direzione, zona The Rocks. Ho seguito il consiglio che mi avete dato e sono andato a cercare il The Rocks Café, questo ristorante dove preparano non solo l'hamburger di canguro che ho mangiato io stasera, ma anche quello di coccodrillo. In pratica era un panino morbidissimo fuori e tostato dentro, con la carne di canguro, proprio l'hamburger, l'insalata tipo rucola, un po' di barbabietola e anche la cipolla. Ragazzi, un matrimonio. Sinceramente mi aspettavo una cosa del tipo, ok, non mi è piaciuto più di tanto, però andava mangiato perché sono in Australia. In realtà mi è piaciuto di brutto, cioè era buonissimo, ma proprio un sapore intenso, ma non forte, tipo la selvaggina che non mi fa impazzire, proprio il panino che vorresti mangiare per il resto della tua vita ogni giorno. Due volte al giorno. E in quel caso probabilmente la tua vita sarebbe molto breve. E l'unica pecca è il fatto che fosse un po' poco. Cioè è un panino mega buono, però la porzione è normale. Ci vorrebbe una porzione esagerata, perché cioè non riesci cioè fai veramente fatica a smettere di mangiarlo. Cioè io mi stavo per sgagnare via le dita perché avevano il sapore di canguro sopra. Cioè ragazzi, una cosa davvero illegale. Comunque anche le patatine erano buone, la limonata pure, il ketchup pure. Cioè proprio un bel locale. Ho pagato $24 per il panino, che possono sembrare tanti, però alla fine con il cambio diventano tipo 16 euro, e non è poi così male. Cioè sono gli stessi soldi che vai a spendere se vai a mangiare in una steak house in Italia e mangi il panino con la carne normale. Qua ti sei mangiato il canguro in Australia. Per 16 euro direi che ci sta. Incredibile ma vero, sono in orario per fare il check out. Questo zaino era molto più leggero quando sono partito. Questo è il Fish Market. Ragazzi, il mercato è veramente un casino, però è troppo bello e soprattutto è pieno di roba da mangiare. Quindi adesso volo dentro a prendermi qualcosa, metto via la 7S perché è troppo ingombrante e filmerò con la GoPro. Tra l'altro la maggior parte dei negozi e ristoranti non accetta carte di credito, quindi farò fuori un po' di cash. Siccome c'era troppa gente fuori dal mercato, non ho trovato neanche un tavolo libero, ho deciso di isolarmi in questo bellissimo parchetto che sta esattamente dall'altro lato della strada. E nonostante Sydney sia una città gigantesca e ultra popolata, sono qua completamente da solo all'ombra di questo bellissimo albero. Allora, al mercato ho acquistato due set di sushi. Uno era già fatto ed è questo qui, che contiene tonno, branzino, avocado, salmone e altro tonno. E poi c'è questo qui che invece mi sono fatto fare su misura e lo vedremo in un secondo momento. Direi di cominciare
cominciare con il primo set. Ti danno anche lo zenzero, il wasabi e la salsa di soia. Le bacchette le prendi lì al bancone. Quanto scommettiamo che adesso mi sporco? Ah, madonna, è fortissimo. Mi piace. Lo zenzero è rosa. Direi di partire con questo. Mi si è stappato il naso. Madonna, sei forte. Ragazzi, buono. Mamma mia. Sto lacrimando. Ed è una cosa positiva. Il tonno era molto buono. Andiamo col salmone. È una crema. Ma anche il riso. È cotto perfetto. Non è per niente duro o incollato. Mamma mia. È buono buono, ma proprio tanto buono. Come in Giappone. Andiamo con il pezzo con l'avocado. Questo qua non è niente di speciale, cioè è sushi da supermercato. Questo qui bianco dovrebbe essere tipo branzino, però dentro vedo che ci sono anche le uova di salmone, che a me non piacciono perché fanno quella roba brutta dello scoppiettarti in bocca che... Questo sa un po' di pesce, però è meglio di quanto mi aspettassi. Mangio un po' di zenzero per mandare via il sapore. Sa proprio di pulito. Andiamo con l'ultimo pezzo, che è sempre tonno, con dentro anche qua le uova di salmone. Questo sa un po' di rio mare. I primi due pezzi erano spettacolari. Il terzo niente di speciale. Il quarto non mi è piaciuto tanto. Questo qua, passiamo ai prossimi che è meglio. Troppa salsa di soia. Allora, il primo set era preassemblato, alla fine ci stava, ma niente di così speciale. Costava $10. Anche questo qua costa $10, ma ho deciso io cosa metterci dentro. E contiene dei nigiri molto più particolari rispetto a quei sushi roll lì, che comunque li mangi anche in Italia nei ristoranti all you can eat, no? Il primo che vado a provare è questo qua. E il tonno devo dire che ha un aspetto decisamente migliore. Solo che ci sono sopra queste uova strane che non riesco ad identificare. Mamma mia, questo è... Mamma mia, è buono buono, eh. Adesso andiamo con qualcosa di diverso. Ovvero questo nigiri con sopra salmone semicotto e uova di salmone. C'è anche una salsa strana che non so cosa sia. Ok, buono, leggermente affumicato, ci sta, però se devo essere sincero credo che il pesce cotto non si sposi sempre bene, come, cioè preferisco quello non cotto. È una roba che non ho mai provato, il nigiri con sopra la capasanta. Cruda, è pieno di wasabi. Se non siete amanti del, non piccante, ma del sapore molto forte del wasabi, vi consiglio di prenderli senza, perché è veramente tanto. La capasanta però purtroppo devo ammettere che non sa praticamente di niente da cruda. Quindi andiamo a provare la capasanta cotta. C'è sopra anche un pezzettino di peperoncino. Non so se hanno messo anche il wasabi. È decisamente meglio. Ah ok, mi era caduto il peperoncino sulla corteccia. Non contiene wasabi. Il peperoncino ci sta bene. Il sapore è buono, però sembra qualcosa che mangio normalmente, tipo il risotto. Andiamo con il pezzo forte che giustamente ho lasciato per ultimo, ovvero il nigiri unagi con l'anguilla cotta alla griglia nella sua salsa e con i semini di sesamo sopra. È così bello che è un peccato mangiarlo. Allora, sapete che vi dico? L'apparenza mi ha ingannato, perché a vederlo sembrava una bomba incredibile. In realtà è abbastanza tranquillo, cioè non è niente speciale. Comunque il sushi è finito, questa degustazione mi è costata $20 canadesi australiani. Non riuscite a sentirlo da casa, ma c'è un profumo di Asia qua dentro che è una cosa spettacolare. Sono appena entrato all'interno dei giardini cinesi dell'amicizia. Ho pagato $6 d'ingresso e a giudicare dalla mappa che mi hanno dato ci sono un bel po' di cose da fare e da vedere. Quindi iniziamo subito il percorso. Ah, che meraviglia! Ragazzi,
ragazzi, grazie per avermi consigliato questo posto fantastico, perché vale tutti i 6 dollari australiani che ho speso. Adesso mi gusto un po' del tè verde che ho comprato prima al Combini, che è lo stesso che bevo quando sono in Giappone. Stavo facendo il mio bel timelapse e si è avvicinata una bambina, mi ha guardato e senza dire nulla ha palpeggiato il microfono. Poi mi ha guardato di nuovo e se n'è andata. Ritiriamo il bagaglio. Fatto, adesso devo mettermi i pantaloni e i bracaloni. Ieri sera c'è stato un tramonto incredibile, cioè Faradadda mi ha accolto nella maniera migliore. Alla fine ci ho messo 24 ore precise più 9 ore di fuso, quindi 33 ore di viaggio per passare dall'emisfero sud all'emisfero nord, dalla primavera all'autunno, dall'Oceania a Faradadadda. È stato un viaggio veramente infinito, che però non è stato pesante, cioè era l'unica cosa che un pochino mi preoccupava. Invece è andato tutto benissimo. Sono arrivato ieri in aeroporto a Sydney e non mi hanno dato nessun tipo di problema per il passaporto. Anzi, quando sono andato ai controlli ho chiesto alla tipa: posso avere un controllo manuale del passaporto, perché ho paura che si rompa? Certo, mi ha fatto saltare la fila, cioè c'era un po' di gente in coda per i controlli automatici e nessuno ai 3 sportelli dei controlli manuali. Avevo preso posto corridoio in modo da avere la presa elettrica e soprattutto non ho scelto il finestrino, perché sull'A380 in ogni caso il sedile è troppo lontano dal finestrino, quindi anche volendo non riesce ad appoggiarti. Mi è andata bene perché c'eravamo io, corridoio e una signora a finestrino, con in mezzo un posto libero. Il posto libero è stato determinante, perché io ho tirato giù il tavolino, ci ho messo sopra il cuscino, mi sono spaccato di melatonina e ho dormito praticamente per, penso, 8 ore non consecutive, perché comunque ogni oretta e mezza più o meno mi svegliavo, dato che stavo sbavando come un lama e quindi mi si freddava la bocca per l'aria condizionata. Mi svegliavo, mi asciugavo, giravo il cuscino dalla parte asciutta e ricominciavo a dormire. Però è andato tutta alla grande, cioè mi sono svegliato quando ero più o meno già arrivato a Dubai e ero super riposato. Combinazione tra cuffie con cancellazione del rumore e melatonina che mi ha dato Roberta, sono riuscito a sopportare questo viaggio che è stato il più lungo di tutta la mia vita. Veramente ho attraversato mezzo mondo in una notte, cioè abbiamo inseguito la notte perché il sole stava esattamente dall'altro capo del pianeta rispetto a noi. Sono arrivato all'alba a Dubai, tutto tranquillissimo, cioè veramente ho pensato: vedrai che il prossimo volo che faccio sarà ancora più pesante di questo, perché comunque dovevo rimanere 4 ore a Dubai e poi farmi altre 6 ore e mezza. Invece è andato benissimo pure quello. Un po' mi dispiace perché se fossi arrivato leggermente più tardi, in 4 ore sarei riuscito a fare un salto in città per andare a salutare la luce, fare un girettino a Dubai, che comunque ci stava anche da mettere nel video. Invece mi sono mangiato un panino untissimo in un fast food di pollo che c'è al terminal C. Mi sono fatto dal C1 al B32, cioè ho attraversato tutto l'aeroporto di Dubai a piedi, perché volevo muovermi un po', perché altrimenti se scendi dall'aereo per stare seduto in aeroporto non ha senso. Invece se ti muovi un po', non so che differenza faccia, però avevo voglia di camminare. Sono salito sul volo e c'era l'assistente di volo super gentile italiano che ci ha detto: siete in 50 su una 380, quindi l'aereo è praticamente vuoto, prendetevi tutti i posti che volete. Avevo 3 posti liberi per me. Io ero seduto al centro, avevo la presa elettrica, il telefono attaccato all'USB, ho mangiato, ho lavorato, ho montato un video, ho iniziato a montarne un altro e men che non si dica sono arrivato a Milano. Lì ho dovuto aspettare un po' perché mio padre doveva fare delle... poi sono tornato a Fara. Il mio piano era arrivare a casa, lavarmi, mangiare, andare a salutare mia nonna, tirare le 9:30-10 e andare a letto. Miserabilmente fallito. Mi ero anche preso una Red Bull per rimanere sveglio ed è servita tantissimo, però solo fino alle 7:30, perché poi ho avuto la pessima idea, dopo mangiato, di mettermi un attimo sul letto e sono andato in coma. Mi sono svegliato stamattina alle 4:45. Quindi ho pensato di fare il timelapse all'alba, che è servito ben poco, e adesso sto registrando questo video che sono le 7:30. Dopodiché penso proprio che farò la recensione della macchina istantanea, dato che voglio regalarla a Roberta. Sono veramente troppo contento di aver fatto sto viaggio e adesso devo grattare via non soltanto tutti i paesi che ho visto nello Slav Tour, lo Sri Lanka, adesso devo grattare via un po' di paesi dalla cartina, e l'Australia non vedo l'ora di
che bello, ragazzi. Cioè, sono andato in Australia, il mio 70° paese del mondo è l'Australia. La chiudo qui, ragazzi. Vi ringrazio tantissimo per aver seguito questa serie, che spero vi sia piaciuta. Tornerò in Australia con quelli di voi che vorranno partecipare. Quindi, se volete vivere questa avventura australiana, vi lascio come al solito il link per il viaggio qua sotto nella descrizione. E io, sinceramente, non vedo l'ora, perché penso di averlo già detto. Mi ha fatto lo stesso effetto di quando sono andato in Giappone per la prima volta. Questa diversità, poi è tutto così, tutto gigante, bellissimo, la natura, ma le cose banali che cioè la gente mi vedeva fare le foto agli uccelli che loro vedono tutti i giorni, e io ero lì che dicevo: come è possibile che avete queste bestie in città? Cioè, noi abbiamo i piccioni che in Piazza Duomo, loro c'hanno sti condor con... Ragazzi, l'Australia, incredibile. Non vedo l'ora di tornarci, non vedo l'ora di fare altri video, non vedo l'ora di prendere ancora una volta l'elicottero, perché mi sono preso bene, quindi adesso la prossima volta che ci sarà l'opportunità di prendere l'elicottero senza spendere troppi soldi, farò altri video in elicottero. Adesso devo andare in ufficio perché mi sono arrivati dei pacchi, mi raccomando. Adesso vado a prendere Asia per fare le due coccole, che non la vedo da 2 settimane. Amore mio, mi sei mancata, tesoro. Ciao Asia, quanto mi sei mancata. Asia, ti sono mancato? Ami, profumi come un peluche. Grazie che mi fai fare i like.